Ippolito, siamo giunti alla conclusione della serata che ti ha visto protagonista con la tua imbarcazione quest'anno dopo il 2015, sei tornato a portare purtroppo una festa un po' dimezzata per via delle condizioni meteo marine, però già il fatto di avere il santo sulla barca per una giornata intera vuol dire molto per un pescatore, per un agente di mare. Ah, vabbè, è andato bene tutto sommato considerando il tempo, però l'importante è che è andato bene, non ci sono stati problemi con le imbarcazioni. Che comunque c'era un po' di mare mosso. Ma voi sapevate che non si poteva uscire questa mattina quando avete visto? No, vabbè, ci hanno detto uscite, fate un giro più breve. Poi abbiamo visto che le condizioni non erano buone, abbiamo deciso di girarci subito per evitare, perché già molta gente si cominciava a sentirsi male. Certo. Preferito evitare problemi. L'importante era fare quella, diciamo, la corona. Sì, è stata buttata la corona. Senti, ci sono stati alcuni segnali un po' negativi questa mattina, bisogna dirlo. La corona che è caduta storta, ma questo poi è stato riaddrizzato. Facciamo un plauso agli uomini della capitale di porto. Però, secondo le credenze marinare, che cosa potrebbe significare qualcosa? No, ma niente di che. Non lo so. voi siete contenti di aver portato il santo, perché chi porta il santo si pensa appunto nella credenza religiosa di quanto succede per la portata del santo in processione, si prospetta un anno di prosperità. Speriamo, considerando quello che questo ultimo tempo stiamo passando, quindi vuol dire che il lavoro va male. Quindi che San Basso ci metta una mano di protezione. Speriamo che comunque sia un anno migliore di quello che è passato. Però vi sentite orgogliosi comunque di aver fatto questa cosa, perché Pegasus, ricordiamolo, il 2015, poi dopo ci sono stati 2 anni di nuovo Condor e poi c'è di nuovo Pegasus, che è stata una bella avventura quella sera del sorteggio. 2 volte i biglietti via San Basso, alla fine Pegasus, e c'è stato l'apoteosi. Si vede che voleva venire con noi. Si vede che voleva proprio ritornare da voi. In bocca al lupo, grazie per averci ospitato sulla vostra imbarcazione. E viva San Basso, come si dice in queste cose. Ciao, grazie. Dai, tira.